Buonasera, buon pomeriggio a tutti, benvenuti, un saluto a tutti gli amici della confraternita e a tutti i ragazzi del gruppo di Catania. Allora, proseguiamo con il nostro impastiamo tutti assieme del nostro priore e per le, appunto, per le pale, per le pizze in pale del priore. Una pizza a breve lievitazione, a dir poco innovativa ed eccezionale. E allora, noi impasteremo con la spirale e abbiamo già preparato quasi tutti gli ingredienti. Abbiamo il lievito, il sale, la farina e l'acqua invece la andiamo a pesare adesso. Sono 700 grammi di farina. Quindi peseremo 560 grammi di acqua divisa in due immissioni. La prima di circa 400 428 e la seconda arrivare a 560. Ok, perfetto, 562. Lo facciamo un pochino più idratato. Ok. E allora andiamo adesso ad inquadrare la nostra bella impastatrice. Ok, dovrebbe essere una buona visuale. Insomma, allora, un po' più così, lateralmente. Ok, adesso ci siamo. Perfetto. Ok, e allora iniziamo con il lievito che andiamo a sbriciolare nell'impastatrice, nel cestello. Zac, 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 zac. Poi prendiamo la maggior parte dell'acqua, quindi circa 430 grammi. Non è necessario andarlo a sciogliere perfettamente, poi si andrà lui a sciogliere durante l'impastamento. Andiamo ad aggiungere i nostri 700 grammi di farina. Attacchiamo l'impastatrice a velocità minima in modo da far assorbire tutta l'acqua e attacchiamo anche il nostro timer per avere un'idea del tempo che andremo ad impiegare. Aggiungiamo già quasi subito il sale. La farina che stiamo utilizzando è una Polselli gialla, una Polselli super. E già l'impasto ha quasi preso corda. Aspettiamo un po' la farina rimasta sulle pareti. L'impasto prende sempre più forma e sempre più corda. Sono passati neanche 2 minuti
e tra un pochino andremo ad inserire il resto dell'acqua a filo. L'acqua è fredda di frigo. La farina diciamo che è fresca. Fresca sarà sui 18-20 gradi. Temperatura ambiente abbiamo 27 gradi oggi. L'impasto già è bello e formato, sono passati circa 3 minuti. Noi proseguiamo con l'inserimento dell'acqua a filo. Allora, devo dire che all'inizio ero scettico pure io su questa pizza, perché anch'io ero molto legato, e in parte lo sono ancora adesso, a tutta la teoria della maturazione. Però onestamente provandola è un prodotto eccezionale, e il fatto di riuscire a ottenerlo in solo 3 ore è veramente qualcosa di innovativo. L'abbiamo fatta già diverse volte, l'abbiamo anche pubblicata sul forum e ogni volta che l'abbiamo fatta non abbiamo mai avuto alcun problema di sete, di gestione pesante, di gestione difficile, laboriosa. L'impasto è bello e formato già e si chiama la nostra acqua. Aiutiamo un pochino a staccare dalle pareti. Noi stiamo impastando una quantità minima di farina, cioè 700 grammi, per cui un po' a difficoltà, essendo la quantità proprio minima per un'impastatrice da 6 kg. Raddoppiando le dosi, l'utilizzo della spatola diventa anche inutile. Guardate che bell'impasto, già è quasi del tutto formato. Sono rimasti circa 60 ml di acqua e noi li andiamo ad aggiungere sempre piano piano a filo. Siamo a 6 minuti.
pian piano l'impasto si stacca anche dal fondo e cerca di formare la famosa zucca o testa d'aglio. Certo, con un'idratazione dell'80% non è semplicissimo, però già si intravede. Siamo a 7 minuti e 30, ecco già si sta staccando dalle pareti, se lo sta chiamando. Si va a formare la sua bella testa d'aglio. Sono rimasti circa 10 ml di acqua, andiamo a inserire pian piano. Ok, acqua finita. Siamo a 8 minuti di impastamento e già abbiamo la nostra bella corda. Altri due giri precisi e ci blocchiamo. Ok, vediamo un attimino com'è. E direi che ci siamo. La nostra bella corda è qua, un bellissimo velo. E quindi possiamo anche staccare il timer che segna 8 minuti e 30. Ok, e allora a questo punto usciremo l'impasto dall'impastatrice, guarda come si stacca bene, guarda com'è bella pulita la vasca. E allora vediamo di fare un po' di spazio, così ci dovremmo riuscire. Prendiamo la forbice. Uno. Due. Tre. Ultimo pezzetto. Dietro il gancio. Ok. Ed è tutto, mi pare. Ok, spostiamoci un attimino di qua. Questo è il nostro bel impasto che andiamo subito a porzionare. Centoquaranta dovrebbe essere. Ok. E allora,
sfumare i nostri panetti. Uno. Sto ancora rimasto appiccicato. Andiamo un pochino a perlare. Ok, stessa cosa per questo. E andiamo a trasferire in ciotola. Uno. E due. Ok, questo è quanto. E allora, ci vediamo poi stasera per la cottura. A dopo!